e santa giornata a tutti. Sono ancora a Montoro, tra poco si parte per andare a Portici, dove questa sera alle 18.30 nella parrocchia Immacolata Concezione ci sarà la Santa Messa e la presentazione del libro, e ci saranno anche con me i genitori della piccola Silvia Tassone, porteranno la loro testimonianza. Però intanto mi trovo in questo bellissimo santuario dedicato a San Pantaleone, che è uno dei martiri della prima era cristiana, e accanto a me c'è Don Michele Romeo, che è il rettore del santuario. Don Michele, ci puoi dire qualche notizia storica di questo santuario, ma anche di questo martire? Beh, innanzitutto questo luogo è molto molto antico. Basti pensare che qui nella zona proprio attigua al santuario ci sono ancora dei ruderi di un castello longobardo, per cui si presuppone che il culto qui a San Pantaleone sia arrivato proprio attraverso la presenza longobarda. E dai documenti che abbiamo in archivio parliamo già del 1200, con una preesistenza già di una cappella dedicata al santo, che poi tra alti e bassi storici è stata praticamente ricostruita più volte, e il culto si è sempre fondamentalmente mantenuto fino ad arrivare ai nostri giorni. Qui infatti è molto molto sentito il culto verso questo santo, tante persone si affidano in ogni momento dell'anno, in maniera particolare nel mese di luglio, dove c'è un afflusso di pellegrini veramente cospicuo, che culmina proprio nel giorno della festa, il 27 luglio, e nella domenica successiva. Ecco, sappiamo che San Pantaleone è un martire. Qual è la caratteristica di questo santo? Perché è martirizzato? Allora, San Pantaleone è martire, ma è innanzitutto un medico associato ai fratelli gemelli Cosme e Damiano come medici anargiri, cioè che lavoravano in maniera gratuita, quindi offrivano la loro prestazione medica, la loro professione nella totale gratuità, secondo quanto anche Gesù dice nel Vangelo: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi innanzitutto c'è questo legame particolarissimo per quanto concerne la salute corporale, perché tante persone che hanno proprio bisogno di grazie anche a livello corporale, no? Dovute a tante malattie che purtroppo, soprattutto negli ultimi tempi, pullulano in ogni maniera, ecco, vengono e si affidano all'intercessione del santo. Poi San Pantaleone è stato anche martirizzato, quindi possiamo anche un po' vedere magari dopo, successivamente, in una rapida panoramica, attraverso questi dipinti murari che il santuario presenta, opera del Grassi, che è stato un pittore salernitano, quelli che sono anche un po' i momenti salienti del martirio: torturato più volte attraverso barbarie, finché poi San Pantaleone, legato a un albero secco di ulivo, miracolosamente quest'albero rifiorì e rigermogliò. Quindi in un certo qual modo questa è un po' l'esperienza e il culto che ci lega e che lega tanti devoti al santo. E c'è anche una piccola particolarità legata proprio agli abitanti del posto, data proprio da dei nastrini di colore scarlatto che appunto gli abitanti del luogo portano in segno di devozione e anche in segno di appartenenza, per vivere proprio questo rapporto viscerale con la santità, che lasciano attaccato al proprio braccio fino a quando questo nastrino poi non si consuma e non si auto distrugge. Chi volesse venire, puoi ripetere dove ci troviamo? Qui dove è appunto ubicato il santuario? Allora, ci troviamo a Montoro, frazione Borgo. In effetti San Pantaleone è anche il patrono secondario di tutta Montoro, quindi c'è una devozione veramente che travalica anche, per così dire, i confini parrocchiali e delle varie frazioni di Montoro. Ed ecco,
come sempre il nostro buongiorno termina con la Santa Benedizione e sono felice di darvela questa mattina da questo posto carico, pregno di spiritualità, anche con la promessa che appena Don Michele celebrerà la messa da questo altare, porterà tutti voi sull'altare. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Però prima io voglio farvi salutare anche altri due sacerdoti, no? Perché sono stato ospite loro. Abbiamo Don Adriano, che... Buongiorno, ecco, a tutti. E poi abbiamo Don Raffaele De Cristofaro, che voi conoscete già da tantissimo tempo, perché è nella rubrica Fatti per il Cielo con me su Padre Pio TV. Da qui un saluto e un abbraccio a tutti.